Allora, oggi nella nostra rubrica Il mondo di domani abbiamo il piacere e l'onore di intervistare Alberto Fortis. Introdurlo è praticamente impossibile perché la sua celebrità, le sue collaborazioni, i suoi lavori artistici, anche la sua capacità poetica non consentono di incasellarlo all'interno diciamo, nel panorama contemporaneo, perché è un artista riconosciuto da Rolling Stones come uno dei migliori artisti italiani e che ha fatto la storia. E quindi io saluto Alberto Fortis e gli do il benvenuto qui sugli studi di Obiettivo News. Buongiorno Al. Poi grazie per avermi invitato. Grazie a te. Io comincerei con la prima domanda che abbiamo preparato, che abbiamo discusso, insomma, nel corso del tempo. Ripeto, ovviamente abbiamo già accennato al fatto che tu sei stato un precursore della musica. Nel 1979 la rivista Rolling Stones ti rendeva omaggio di essere uno dei 100, di aver costruito uno dei 100 migliori album della storia, migliore della storia, le collaborazioni con artisti celebri, l'amicizia con i Beatles, le introduzioni ai concerti, insomma, di numerosi personaggi importanti, insomma, fanno la storia e lascio ai nostri ascoltatori informarsi su di te. Io volevo però soffermarmi a parlare degli ultimi lavori di Mambo Tambo e Cha 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 e soprattutto di Marajà. Questi nuovi lavori sono canzoni leggere, però che hanno anche una loro profondità. Hai voglia di parlarci, di descriverci appunto questi tuoi ultimi lavori, queste tue ultime canzoni? Gli ultimi lavori fanno parte insomma di tutta la produzione degli anni recenti, e tu hai toccato due canzoni che possono anche avere un'assonanza nel senso della scrittura ritmica, dell'incedere appunto, come hai detto tu, gioioso della canzone, perché sia Mambo Tango che Marajà hanno questa propulsione che caratterizza uno dei due miei poli principali di della ballata, e l'altro è quello invece ritmico, che viene dal fatto che il mio primo strumento e quindi le prime band che io avevo mi vedevano batterista. Ma come al solito, anche dove c'è la canzone felice, gioiosa, d'impatto, c'è sempre, cosa che mi interessa molto fare, il testo, le liriche che affondano invece su problematiche che magari appunto tendono anche a dire delle cose che non sono così gioiose, ma è bello veicolarle anche attraverso invece un modo di arrivo, come con canzoni che invece sono si avvicinano anche alla ballabilità. Come dicevo, il mio secondo grande amore è la regia, quindi oramai recentemente in questi videoclip mi vedono regista e affiancato molto spesso da un caro amico che è anche il bassista della mia band, che si chiama Franco Cristaldi, guarda caso, e che ha una grande passione per il cinema anche, quindi sono momenti per me importantissimi, come si sa, nella comunicazione di oggi, l'aspetto dell'immagine, del video di una canzone, e partendo da Mambo Tango, anche molto significativi, perché Mambo Tango è stato girato nel giardino della casa di famiglia dove sono nato, con una partecipazione di più di 50 tra attori principali comparse. E la cosa molto bella è stata che l'unione in qualche modo di tutte queste fasce di età, queste fasce generazionali, per cui c'erano amici di un tempo della mia città natia, che è Domodossola, amici naturalmente di oggi, del lavoro, e i figli musicisti di qualcuno, quindi è stato veramente anche molto toccante per quello. E poi, continuando nel tempo, il video di Marajà, che ritengo veramente essere un po' la mia Milano e Vincenzo 2024, perché la figura del Marajà è Vincenzo dilatato globalmente, è il Marajà quindi un'icona di potere che poi nel nostro immaginario, lo sappiamo, abbia anche quella fascinazione della figura, dell'aspetto in qualche modo anche esotico, ma
In questo caso è un po' l'uomo di potere, con cui comunque dobbiamo avere a che fare, e oggi l'ho dilatato e l'ho applicato a questo scenario che noi vediamo incomprensibile di un mondo ancora una volta basato molto sull'economia e sugli equilibri della guerra. E infatti Maharaja a un certo punto continua con una serie di considerazioni un po' accusatorie, ma poi ironicamente non tanto, l'inciso dice: ma tu sei l'unico Maharaja, salvami. Quindi si capisce quanto sia, possa essere insomma anche sarcastica e grave questa dichiarazione, perché è come se tutti noi oggi ci rimettessimo comunque a una volontà di guerra che sta regnando sovrana nel mondo, che è tristissimo. Viviamo in una, comandati un po' nel nostro volo personale da una torre di controllo che per assurdo lancia missili nello spazio per vedere che è un'altra vita e poi basa la sua autonomia autolanciando sul nostro pianeta e missili con la volontà, creando insomma la situazione molto preoccupante a cui stiamo assistendo. Verissimo, e mi aggancio alla tua riflessione che è bellissima su un mondo retto dall'economia, un pensiero anche, insomma, che tocca tutti i campi, anche la musica contemporanea, ad esempio la musica hip hop e trap, molto spesso nella dimensione autoriale viene sostituita anche da sponsor, da sponsorizzazioni. Quest'interazione che oggi c'è fra la musica e diciamo i brand pubblicitari che vengono sponsorizzati attraverso l'arte, è una piaga oppure è specchio della modernità? Guarda, qui entriamo in quella che per me è una vera e propria guerra santa, è un periodo, un momento epocale dell'arte, e la storia ci insegna che alterniamo dei momenti di rinascimento, momenti di oscurantismo e quant'altro, dove come va il mondo, come va la stanza dei bottoni di una certa blogosfera artistica. Si è andato man mano a premiare uno scenario che è quello attuale. Ora faccio una premessa. In qualsiasi genere di musica c'è della bellezza e io stesso ho fatto una prima bozza, è stata considerata dai giornalisti una prima bozza di rap italiano in una canzone del 1984 intitolata Plastic Messico, perché già svivacchiamo a New York, negli Stati Uniti, quindi mi veniva naturale questa assorbire questa influenza artistica. Per cui è sacrosanto l'aspetto dell'innovazione, della contestazione. Io stesso sono uno di questi artisti con Milano e Vincenzo, con gli episodi del primo album. Non è logico, autentico e credibile quando la cosa diventa un cliché. Ma un cliché su valori che si abbassano sempre di più fino ad arrivare addirittura alla, in qualche modo, all'istigazione della violenza sessuale, del branco e quant'altro. E quindi è veramente sorprendente di come piano piano si sia scivolato in questa deriva, perché non è una deriva di nicchia, è una deriva che oramai occupa il mainstream, occupa molto della comunicazione, molto delle classifiche. La cosa si potrebbe spiegare dicendo che naturalmente è, almeno in Italia, una forma d'arte musica più manipolabile, più facile, più rapida, più sostituibile, meno impegnativa per tutti gli addetti ai lavori, perché naturalmente creare delle vere carriere artistiche ci vuole almeno ci vogliono almeno quei 2 o 3 anni di tempo, seguire l'artista, farlo crescere. Chiaramente è più comodo creare dei fenomeni che durano 8 mesi, un anno e mezzo quando va bene, poi insomma, come nel video dei Pink Floyd di The Wall, li si butta nel tritacarne e avanti gli altri. Quindi qua c'è soltanto da sperare che cambino proprio le onde
di richiesta, le onde sensoriali, le onde di un periodo storico, perché si sa che poi l'arte è la punta dell'iceberg dello stato di salute di una società. Vengo da una famiglia di medici, sono io stesso un studente di medicina è chiaro, non è il caso di dirlo, di quanto sia importante, quanto si usi anche l'arte, soprattutto la musica nell'aspetto terapeutico e di aiuto alle guarigioni. Quindi, l'augurio, il mio grande desiderio è che, di nuovo tutto il sistema vada a ripremiare un aspetto di sostanza, di qualità, benessere artistico per il benessere sociale, perché comunque di musica bella, di artisti giovani che fanno musica molto valida, ce ne sono tantissime, c'è anche una grande voglia in tutto il pubblico, io lo vedo nei concerti, qualsiasi tipo di venues, dal teatro al concerto quello all'aperto, al piccolo club, e ogni volta che si toccano determinate argomentazioni e si toccano dei momenti critici di oggi, c'è sempre l'applauso, c'è sempre il boato, quindi vuol dire che qui c'è solo bisogno di una scintilla che scocchi al momento giusto per di nuovo in qualche modo far divampare il fuoco della dignità. Certo, ma quindi tu credi, mi riallaccio, che siano i Maharaja che spingono magari questi fenomeni che vengono tritati nel tritacarne di Dohoal, anziché magari premiare proposte più interessanti da un punto di vista artistico oggi nella musica? Io credo questo. È chiaro che la risposta in genere è: se non diamo questo a determinata fascia generazionale, non abbiamo risposta di mercato. A questo non credo, perché purtroppo non c'è una bilancia paritetica dell'altra proposta, cioè c'è negli artisti che hanno mantenuto uno status di vendita, quelli storici soprattutto, più uno status di vendita piuttosto alto, e quindi è una nave che procede anche con la propria forza. Tendenzialmente mi sembra che il tutto concorra invece in quest'onda che abbiamo detto prima. Non mi sembra però di contro che si stiano producendo delle cose che rimarranno nel tempo. Sono pronto a scommettere che determinate canzoni che oggi durano da 30-40 anni non vedranno lo stesso scenario oggi per la moltissima produzione di oggi, cioè di canzoni che si ricanteranno, si ricorderanno fra 30-40 anni. Certo. Questa è la prova dell'autenticità e dell'aspetto sostanziale di qualsiasi forma d'arte. Però cito una frase di Primo Levi che diceva che la follia non ha un perché. E questo è applicabile in tutto, o come abbiamo detto prima, in questo assurdo senso della vita basato ancora oggi nel 2024 sugli equilibri economici dettati dalla guerra e bla 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 bla, e dal senso di potere. Che nella storia anche europea dei recenti 200 anni hanno sempre prodotto poi delle 10, 20, 30, 40, 50 anni di dittature, di egemonie, di personaggi che poi si rivelano essere degli assassini di massa, che invece sono riusciti a esternare e emanare una certa fascinazione. Si potrebbe dire che l'indole umana tende in qualche modo, anziché a fare più fatica, anziché creare collante e risolvere delle situazioni che sono sacrosante e utili per tutti, invece si adagi in qualche modo a essere pilotata da quella famosa torre di controllo che abbiamo detto prima, e quindi in qualche modo a sottostare a linee principali, a vertici principali che in qualche modo, insomma, mi sembra non abbiano granché a che fare con un vero senso della vita. Certo, hai toccato nel tuo intervento un tema fondamentale. Oggi è anche un giorno
insomma, ricorre appunto all'attacco di Hamas, quindi parliamo della guerra. Le nostre generazioni non hanno conosciuto la guerra e reputavamo quasi impossibile che quantomeno nel cuore dell'Europa scoppiasse. Fra l'altro la guerra tocca da sempre i ceti più poveri e diciamo le categorie più esposte. Secondo te, quando tu parli esattamente di questa indole umana che non è in grado di, diciamo, che, di emanare anche per propria natura, di farsi controllare, secondo te è questo ritorno ad un passato che noi reputavamo sconosciuto e passato, a cosa è dovuto? Quali sono, cosa è successo oggi che ci fa regredire rispetto a quello che noi pensavamo già solo 20 anni fa? Dunque, innanzitutto noi stiamo assistendo a un giro di po' epocale, dato poi dall'era dell'incipit, della telematica, della robotica, di tutto quel scenario sociale che una certa letteratura, chiamo a film come Blade Runner, come Matrix, come quell'altro recentemente ripubblicato, che proprio c'è anche chi ha, dove tra gli attori, un cast meraviglioso, dove proprio si assiste alla descrizione di ciò che è successo col Covid, ma addirittura con cose molto precise, cioè dalla partenza del territorio cinese, quello che è successo dopo. Quindi è molto sorprendente assistere anche però a queste coincidenze. Certamente da una parte è possibile che siano coincidenze, dall'altra, chissà, forse ci sono persone che in qualche modo vivono degli stati, dei livelli di informazione più alta globalmente e quindi hanno accesso a informazioni che poi in qualche modo sembrano sì, poi romanzate, però hanno a che fare poi con una verità che si rivela tale nel futuribile, nell'immediato futuro. Questo è sorprendente. E credo che questo ritorno un po' alla chiusura dipenda anche da un trascurare l'aspetto della fantasia e della creatività. Ora, qui non si sta parlando, anche se certamente rimane sempre una luce nel tempo della favola di Pinocchio, ma la favola di Pinocchio aveva insomma delle grandi senso, quindi indulgendo sempre di più alla frenesia, all'aspetto telematico, è chiaro che si va, ma anche proprio per l'amministrazione del tempo della nostra giornata, si va a oscurare, siamo stanchi, la mente stanca, non ha voglia di creare, di pensare, di fantasticare, ma stiamo molto attenti perché c'è questo pericolo, siamo tutti ossessionati dalla simultaneità, quindi vogliamo essere tutto, vogliamo occuparci di tutto, certamente i viventi di oggi ci porta a questo. Questo cosa porta? A trascurare l'agire sulla verticalità, cioè sull'aspetto della profondità, sull'aspetto del sondare. Sondare viene dalla radice latina sondare, andare sotto il livello dell'acqua. Quindi è assurdo se non parliamo nelle verticalità, noi non andiamo a vedere che cosa c'è sotto il primo livello del nostro piano d'acqua. E ecco, a questo dobbiamo stare molto attenti, perché una risposta, poi lo sappiamo, ce l'insegna la storia, ce l'insegnano i grandi pensatori, poi ce l'abbiamo se abbiamo anche il coraggio di fermarci un attimo. Chiarissimo, hai introdotto un tema importante parlando sia di libri di sia di film di fantascienza, ovviamente che hanno anche riprodotto delle situazioni che poi realmente sono avvenute in questo mondo, e ovviamente anche accennato al balzo tecnologico che diciamo, imminente e che porterà con grande probabilità ad una rivoluzione in questi anni. Io penso all'intelligenza artificiale che sta modificando da un punto di vista di assetti geopolitici, perché parliamo di controllo e di capacità di computazione in qualche modo che può essere sostituita all'essere umano. Parliamo del salto, diciamo, della nuova frontiera quantistica, dei computer quantistici. Secondo te, questi tipi di conquiste,
che possono essere una grande risorsa per l'uomo, come andranno ad impattare nel mondo di domani sull'umanità? E saremo in grado di coglierne le opportunità, oppure dobbiamo temere che ci sarà al contrario, insomma, delle problematiche che vengono anche avanzate da molti capi di Stato? Determinati soggetti, anche magari di una certa età, potranno avere la dimestichezza richiesta e la conoscenza richiesta di usare mezzi e una piattaforma che sta correndo in quella direzione. Faccio un esempio: si parla di domotica, sempre di più chiaramente, ma un conto è se un giorno la domotica sarà quella davvero allora dei film del futuro, dove una signora entra in casa, ciao, accendimi l'acqua, il fuoco sotto l'acqua, ciao, aprimi il frigorifero e va bene. E qua allora sarà un aspetto, diciamo, usufruibile e democratico possibile. Ma di contro ci saranno dei percorsi sulla telematica che saranno escludenti, senz'altro. Quindi qui sorge la domanda del bene e del male, perché il nostro cellulare oggi è un po' il nostro libro arbitrio in qualche modo. Quindi qui c'è già in qualche modo un copione scritto per cui questo concorrerà a human cleansing, quindi insomma in qualche modo uno scrimine, una selezione numerica. E se questo è previsto, perché è previsto? Arrivo a un ragionamento che mi fa venire i brividi. Perché non tutti lo sanno, ma si sa che se si arriverà alla sovrappopolazione bisogna in qualche modo arrivare a un aspetto di selezione prima, e questo non mai. Certamente l'antidoto potrebbe essere proprio quello di un risveglio animico, quindi un risveglio sensoriale nel premiante del senso della vita, che in qualche modo metta a servizio tutto. Qua torniamo nella stanza dei bottoni, vedremo quanto ci possa essere un colpo di coda o un comprendere tutto sommato la specie umana nasce con un imperativo meraviglioso, che celebrare il fatto che siamo al mondo, con rispetto nei confronti della propria persona e degli altri, con un rispetto collettivo. Ma c'è una frase di un grande pensatore che io cito sempre nei miei concerti, dice: non dimentichiamo mai che le nostre vite, al di là della professione che ognuno di noi ha, le nostre vite sono come un fiore che cresce sul ciglio della strada, senza chiedere niente a nessuno, ma sempre pronto a farsi cogliere da chi davvero lo sa riconoscere. E questo oggi è fondamentale, perché oggi il collante, le azioni che poi ci faranno bene, arriveranno dal fatto che abbiamo la volontà e il coraggio di riconoscerci. Perfetto. Un'ultima importante domanda che facciamo: quale contributo vorresti trasmettere alle generazioni future, che avranno l'arduo compito di costruire il mondo di domani, quindi che dovranno avere gli strumenti per poter costruire un futuro che non sia distopico, come tu hai insomma premesso, ma che possa essere, attraverso anche la creatività, l'arte, il risveglio delle coscienze, un futuro migliore rispetto al presente? Io partiamo un attimino da un giardino più piccolo, quindi una domanda che spesso viene fatta: che cosa potrei consigliare a una persona giovane che comincia questo cammino d'arte che vuole o volere di fare questo percorso? Bisogna innanzitutto sapere, anche se non è facile da giovani accorgersene, però, che questo è davvero ciò che si vuole, perché il percorso artistico, quello vero, sostanziale, è una missione vera e propria. In questo forse appunto anche il percorso un po' di medicina mi ha aiutato molto, perché non è facile fare arte davvero, avere la forza per seguire questo percorso veramente, non
sconfortarsi quando ci sono le porte sbattute in faccia all'inizio, anzi, l'obiettivo che si vuole in se stessi, molte volte le porte sbattute in faccia sono un buon segno, perché fanno parte, vogliono dire, sono un sintomo di unicità della cosa che viene proposta. Oggi la trappola, lo sappiamo, sono le esposizioni televisive velocissime, in 8 mesi sei una specie di star, dopo un anno e mezzo invece sei dallo psicologo per cercare di curarti le magagne. Io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa nostra rubrica, veramente ci hai fatto un onore incredibile, per averci omaggiato delle perle di saggezza, di capacità artistiche che traspaiono da ogni parola che tu dici. Grazie davvero di essere stato qui con noi.